Pazzo Forcora, 9, no, 10 del mattino. Prima escursione invernale dell'inverno 2023-2024. Avevo paura che non ci fosse neve, per adesso ce n'è. Anzi, adesso ho anche il timore che ce ne sia troppa per arrivare al Gambarogno. Vedremo. La foresta nera. Meno male che qualcuno è già passato di qui, perché ci sono 30 cm di neve. Nel frattempo mi sono denudato. Al sole fa troppo caldo. E si prosegue, adesso si vede tutta la dorsale della Forcora. Sto salendo sul primo monte Corbaro, Corvetto, Covreto, boh. Wow, che spettacolo questo pezzo! Wow! Bello scoprire posti incredibili dietro casa. Questa è una specie di valle mai vista. E tra l'altro sono il primo a passarci, la traccia è proprio ancora nuova. Wow. Continuo ad aprire la pista su 30-40 cm di neve. Wow. Questo pezzetto mi ha abbastanza distrutto, però assolutamente una figata. Intanto sono arrivato in Svizzera e i cartelli sono gialli. Ah, questa è la travia che farò il ritorno allora. Allora, l'obiettivo era andare al Gambarogno, che è quello lì davanti, però mi rendo conto che devo scendere un botto giù e poi risalire, e non ci sbatti. Si fa salita e poi riscendere e poi risalire. Quindi mi fermo qua e andrò a esplorare tutte le cimette più basse. Poi questa panchina qua mi tenta troppo. Non capisco se è la linea di confine questa cosa. Potrebbe essere. Penso di sì. Comunque, io all'andata sono passato di qui. Al ritorno salgo su sto monte. Guarda, in fondo c'erano le panchine. Ecco, comunque una bella salitina fin qua. Penso sia il punto più alto di oggi. Quindi la destinazione vera, il fatto di altezza.
guardato i nomi, quello è il paglione. Questo è il Cobreto, che è più alto, quasi, quasi 1600. E quello l'ho già dimenticato. Covretto. Paglione. Corbaro. Certo, c'è una vista fantastica. Apriamo nuovi sentieri. C'è un silenzio completo. Bellissima questa zona. E anche l'ultima cimetta fatta. Sono rimasto male perché pensavo fosse una panchina, invece sembra tipo un altare o un banco da cucina. Tanta roba. Qualche ora in montagna valgono quanto un'intera settimana di vita normale. E comunque è un altare. C'è sotto un piccolo lavoro di legno. Non me ne andrei più di qua. Sono sceso dall'ultima cimetta, passo di Fontana Rossa e la crestina. All'andata l'ho passato da giù. Ritorno, facciamo la crestina, becchiamo l'ultima neve. Beh, questo sentiero è sicuramente più bello della mulattiera che ho fatto all'andata. In mezzo al bosco. Fantastico anche qua. Il Covretto da qua sembra lontanissimo. Qui si continua a salire. Ah, ho una fame della Madonna. Pensavo fosse così faticoso, vorrei mangiare proprio carboidrati, proprio pane con dentro la pasta. Oh, penso di essere arrivati in cima all'ultima montagnetta. Ah. Minchia, non finisce più sto sali e scendi. Ebbene, sono arrivato all'ultima discesa finale. Non so se ho fatto bene a fare questa strada alla fine, perché, non lo so, comunque scende giù bella ripida. E poi sono arrivato. Direi che posso concludere qua il video.